noi stiamo scegliendo un tipo di economia che è incentrata sulla finanza contro un certo tipo di economia che è finalizzata agli investimenti e alle imprese. Questa è la contrapposizione in gioco. Del resto, basta vedere quelle che sono le azioni detenute dalle principali banche italiane già oggi. Esiste un libro che è quello scritto dal presidente Corrado Sforza Fogliani, presidente di Assopopolari e vicepresidente di ABI. Basta andare a vedere le banche e andare a vedere che in realtà gran parte sono proprietà di fondi speculativi esteri. Questo è il rischio. Ci sarà una restrizione del credito. Peraltro, questa restrizione sarà asimmetrica, come è stato Mi dimostrato. spieghi? Molto semplice. Il credito non è che, voglio dire, venga erogato a imprese uguali. Ci sono le piccole, le micro, le medie, le grandi. Se Lei noi dice, se io guardiamo. chiedo un mutuo, ma metto comunque Io una sto casa, semplicemente una dicendo piccola che. impresa, un artigiano farà più fatica Sì, ma rispetto a una grande non lo impresa. dico io, lo dicono i dati della Banca d'Italia. Cioè, se noi guardiamo i dati del 2017, c'è stato un andamento asimmetrico dell'erogazione del credito. Per cui, se noi dividiamo le imprese tra le virtuose, quelle così così e quelle cattive, è successo che alle microimprese italiane, che sono la stragrande maggioranza del nostro Sono il mercato, nostro tessuto industriale. sono il nostro tessuto industriale, nonostante avessero dei bilanci con rating positivo, c'è stata una restrizione del credito, mentre alle medie e grandi imprese c'è stata un'espansione molto più significativa. Quindi il rischio vero che vedo io è duplice. Primo, una restrizione del credito sulle imprese, soprattutto medio-piccole. Secondo, una restrizione del credito, come diceva Longo, soprattutto in quelle aree del paese che hanno dei problemi di tempi della giustizia più gravi. È impossibile pensare che in 2 anni risolviamo ciò che in 30 non è stato fatto. E terzo, più grave di tutto, un spostamento dell'economia, lo ribadisco, da un'economia incentrata sul reddito a un'economia incentrata sulla finanza. Perché questo è il vero problema, cioè fare comprare quella parte di sistema bancario che ancora resiste Perché è quello italiano, che dicevamo prima, a prezzo di se saldo. queste banche non avranno più incentivi a erogare credito, quei soldi che si sono presi comunque dai nostri depositi per investirli e fare qualche margine, magari lo faranno anche loro in derivati. Certamente, noi stiamo incentivando un mercato piuttosto che l'altro mercato. Noi, la BCE lo sta facendo. L'unione bancaria potrebbe essere una soluzione anche per muoversi verso quel modello di credito, invece che un modello sugli investimenti anzi, gli investimenti speculativi. Ma guardi, io per carità sono a favore dell'unione bancaria, ma vorrei anche un'unione politica. Cioè, il tema vero di cui non stiamo Bisogna sapersi parlando. accontentare, una Ma cosa io alla non mi volta. accontento invece, perché vede, sono 25 anni che sento raccontare le stesse robe. Cioè, dal 1992 Cioè, lei ci sono. vorrebbe che il governo fosse quello europeo, una sorta di governo come gli Io Stati vorrei. Uniti, federale, che si occupa di quasi tutto e poi dopo i singoli governi degli stati Beh, il resto? certamente, nel senso che io vorrei avere una politica comune di tipo fiscale, di politica estera e via discorrendo. Cosa che non c'è, stiamo parlando ormai soltanto da anni, solo ed esclusivamente di euro, di banche e di finanza. Questa è l'unica unione della quale sentiamo parlare e secondo me è un po' poco. E se permette, vorrei sentire parlare del vero problema, perché sentiamo solo parlare sempre di patrimonio e requisiti patrimoniali delle banche. Ma uno si dovrebbe chiedere come mai i cittadini e le imprese non rimborsano il debito? Non è che per caso sia sbagliato il modello economico? Non è che continuando con politiche procicliche, cioè che continuano a far andare male le cose, soprattutto nei paesi che in questo momento sono in difficoltà come l'Italia, non risolviamo il problema? Non è che forse dobbiamo rimettere in discussione lo stesso tipo di modello economico e dopo vedere che cosa succede? Del resto non lo dico io, ma ci sono parecchi studi dell'Università di Siena, della stessa Banca d'Italia, che dicono che il problema, facendo dei doppi stress test, anche ammesso che riduciamo il tema NPLs di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, se facciamo invece degli stress test sulla parte reddito, mentre di qua meno del 10% sulla parte patrimoniale delle imprese hanno problemi veri, quindi stiamo parlando della sottopatrimonializzazione degli NPLs, dal punto di vista del reddito un terzo delle aziende bancarie ha problemi di reddito, cioè di ROI. E allora dobbiamo parlare di patrimonio come sempre facciamo o anche di modello economico e di produzione di reddito? Grazie Malvezzi.